Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, soprannominato il molleggiato per quello che fu il suo peculiare modo di ballare in gioventù, in molti casi è autore delle musiche delle sue canzoni. In alcune opere ha collaborato in veste di coautore per le musiche e i testi, anche se, secondo la moglie Claudia Mori, ha lasciato che altri ne firmassero la proprietà intellettuale. È considerato uno dei più importanti esponenti della musica leggera italiana. Attivo nel mondo dello spettacolo dal 1956, è l'autore delle musiche e l'interprete di alcune delle canzoni italiane più note, come 24.000 baci, Prisencolinensi in Ciusol. L'ultima sua fatica televisiva, la serie animata Adrian andata in onda nel 2019, su Canale 5, è stata ricordata soprattutto per gli ascolti bassi e da allora in TV di Celentano si sono perse le tracce. Di recente poi si è parlato di Adriano Celentano soprattutto in merito al suo stato di salute, visto il ricovero avvenuto nel febbraio 2023 a Lecco per dei problemi circolatori, con la famiglia che poi ha voluto tranquillizzare tutti. Gode di ottima salute. L'ultima volta che Adriano Celentano ha fatto parlare di sé è stato lo scorso febbraio, quando, a causa di un lieve malore con tanto di problemi circolatori, lo showman ha dovuto subire un breve ricovero venendo dimesso poi dopo gli esami. Di rito, Celentano, che a gennaio ha compiuto 85 anni, da tempo vive insieme alla moglie Claudia Mori in una splendida villa a Campesone di Galbiate, in Brianza. Si tratta di una dimora che conta anche 12 ettari di terreno dove sono presenti una piscina e un campo da tennis. Anche se lontano dalle luci dei riflettori, Celentano appare sempre ben attento a seguire l'attualità, ma, al momento, non sembrerebbero esserci i presupposti per un suo gran ritorno in televisione.